Tant'è che vorrei proporre, lo facevo agli amici, agli giovani studenti della Facoltà di Giurisprudenza la settimana scorsa, un piccolo apologo per dire di questa condizione patologica, che mi pare bello, sul quale chiudo e dopo le assicuro non rispondo più neanche se mi rivolge ancora la parola. Ed è l'apologo che riguarda la storia di un direttore generale di una grande compagnia che aveva avuto un invito per assistere ad un concerto, lo dedico al maestro Agostino Orizio che è qui tra noi, ad un concerto nel quale si interpretava tra l'altro la sinfonia numero 8 di Schubert, l'incompiuta. Il direttore generale non poteva andarci, allora regalò l'ingresso al teatro al capo del personale, che era un giovane laureato alla Bocconi, master nella London School, si occupava anche di politica, voleva efficienza e giovinezza nella politica, che andò a sentire il concerto. Il giorno dopo il direttore generale chiese al capo del personale se gli fosse piaciuto il concerto. E con sua sorpresa si sentì rispondere dal capo del personale che a mezzogiorno avrebbe avuto la sua relazione sulla sua scrivania. A mezzogiorno ricevette la relazione. E cominciò a leggerla con sorpresa. Il contenuto era diviso in 5 punti. Primo punto. Durante considerevoli periodi di tempo, i 4 oboe non fanno nulla. Si dovrebbe ridurne il numero e distribuirne il lavoro tra il resto dell'orchestra, eliminando i picchi di impiego. Secondo, i 12 violini suonano la medesima nota, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. Terzo, non serve a nulla che gli ottoni ripetano suoni che sono già stati eseguiti dagli archi. Quarto, se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto ad un quarto. Quinto, se Schubert avesse tenuto conto di queste mie osservazioni, avrebbe terminato la sinfonia. Ora, io vorrei vivere in un mondo nel quale si possa continuare a sentire il computer di Schubert così com'è.